per la rubrica Dietro le quinte della storia ritroviamo il nostro professor Barbero. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, grazie. Per parlare di storia, per ascoltarla, per le straordinarie storie che lei sempre ci racconta. Allora, questa sera partiamo da questa immagine. Vediamo qui la statua di Enrico VII, l'imperatore del Sacro Romano Impero, che morì nel 1314 a Buonconvento, in provincia di Siena. Il suo funerale è un esempio di una curiosissima pratica medievale. Adesso lei ce la spiega. Sì, perché dunque, ecco, a Enrico capitò, come a molti re del suo tempo, di essere bollito dopo morto. Bollito. I funerali sono sempre momenti molto solenni, in particolare quelli di un re o di un imperatore, no? Ecco, e spesso non sappiamo cosa c'è dietro le quinte, per l'appunto. In questo caso, immaginiamo un sovrano del Medioevo che muore lontano da casa. Bisogna trasportarlo in un luogo dove sia possibile seppellirlo decorosamente. Ma non è così semplice trasportare un cadavere per giorni e giorni. Allora, nel Medioevo, ogni tanto in quel caso provavano a imbalsamare il cadavere. Un po' come facevano... Come facevano gli egizi. Sì, come facevano gli antichi egizi. Salvo che nel Medioevo si erano un po' dimenticati le tecniche degli antichi egizi, quindi l'imbalsamatura non veniva tanto bene. Ha provato in certi casi a mettere il cadavere sotto sale, ma anche quella non era un granché come soluzione. E nel caso di Enrico VII si sono trovati veramente a un certo punto ad agosto, come dicevamo prima, in Toscana, un caldo da morire. Portarlo in Germania non se ne parla neanche. Lo portiamo a Pisa, che è una città fedelissima dell'impero. Infatti questa statua è nel Camposanto di Pisa, si vede tuttora lì. Però già andare da Siena a Pisa in piena estate col cadavere non sapevano come fare, insomma. E allora? E allora alla fine si sono risolti, hanno preso un grande pentolone e lo hanno fatto bollire in modo che hanno staccato le ossa dalla carne e dalle viscere, e poi a quel punto le ossa le hanno messe in una scatola sigillata dentro del vino, delle erbe aromatiche, e tutto il resto che rimaneva lì ovviamente non si poteva buttare via, era pur sempre, come dire, il bollito ottenuto dal cadavere dell'imperatore, e quindi l'hanno seppellito a Buonconvento, dove naturalmente la chiesa locale è stata felicissima di conservare un pezzo, diciamo così, dell'imperatore. Un pezzo, quindi viene un po' in mente la storia delle reliquie, perché dei pezzetti venivano conservati in luoghi diversi e poi conservati e esposti come reliquie. Sì, e si era molto orgogliosi di averle, è vero, è la stessa mentalità. Salvo che nel caso dei re, perché non è stato l'unico appunto Enrico VII, anzi, in quel caso la Chiesa si è opposta, perché intanto non le piaceva tanto che i re fossero trattati come dei santi, e poi sembrava un insulto al corpo umano, per l'appunto, trattarlo in questo modo. Ma la proibizione non è servita a niente. È uno di quei casi in cui la Chiesa non è riuscita a farsi ubbidire, perché i re stessi erano contenti di poter dire a vari luoghi: ognuno di voi avrà un pezzetto del mio corpo, e addirittura per testamento lasciavano il cuore a una città, le viscere a un'altra. Ne è nata una canzone che lei di sicuro si ricorda. Sì, è quella, il primo pezzo. Esattamente, il testamento del capitano. Dell'alpino. Dell'alpino anche, sì. Ci sono tante versioni. E sa perché ci sono tante versioni? Perché in realtà la prima è addirittura del 500. È il testamento del marchese di Saluzzo, che era un condottiero al servizio del re di Francia, muore nell'Italia meridionale, e subito viene fatta questa canzone che immagina che il marchese appunto decida di lasciare il suo cuore alla fidanzata, il suo braccio al re di Francia e così via. Quindi le ossa dei santi spesso si trovano in luoghi diversi e molte chiese cercavano di averne un pezzettino per avere questo prestigio di conservare un pezzettino del santo. Esatto, e la stessa cosa succedeva con i re e con i principi, anche se è un po' strano pensare che alla fine... Beh, sarà anche romantico, però mi sembra un po' strano che un aristocratico, un re, venga bollito e poi ridotto in brodo. Grazie, professor Barbero.